L'ostacolo più grande di qualsiasi cambiamento è l'iniziare. Perché è difficile, perché è complicato, perché dobbiamo spingerci verso qualcosa che non conosciamo. Dobbiamo lasciare stare le nostre abitudini e la nostra comfort zone per andare incontro a qualcosa che non sappiamo come potrebbe andare. Questo ci blocca, questo ci rende incapaci di iniziare e per questo ci promettiamo che domani o forse il prossimo mese o la prossima settimana inizieremo quel percorso e poi quando arriviamo al momento in cui dovremmo iniziare continuiamo a rimandare. Questo perché siamo convinti che vivremo per sempre, perché siamo convinti che avremo tutto il tempo del mondo per cambiare. Questo perché siamo convinti che ci sarà sempre tempo per iniziare quel cambiamento. Beh, ti dico una cosa, non hai tutto il tempo del mondo. Non hai tutta la vita per cambiare quella cosa. Se vuoi cambiare qualcosa che non ti va bene, devi farlo oggi. Perché se non lo fai oggi, non lo fai più. Se non inizi oggi a fare quello che vuoi fare, se non cambi oggi quell'abitudine che non ti sta andando bene, se non smetti oggi di fare quella cosa che nella tua vita non ti sta portando nessuna felicità, allora non lo farai mai. Oggi è l'unico giorno che hai per decidere cosa fare. Non mi importa quanti anni hai, non mi importa che lavoro stai facendo, non mi importa quello che stai studiando, non mi importa il tuo sesso o semplicemente le tue condizioni fisiche, non mi importa niente di tutto questo, perché so che chiunque tu sia, sei l'artefice della tua vita. Questo vuol dire che non mi interessa quello che ti stanno dicendo i tuoi genitori, i tuoi figli, i tuoi parenti, i tuoi cognati, nessuno, non mi importa niente, voglio semplicemente dirti che se c'è un problema nella tua vita, se c'è qualcosa che non sta andando, se c'è qualcosa che vuoi cambiare, se c'è qualcosa che ti sembra difficile, se c'è qualcosa che ti sta dando fastidio, qualunque cosa non stia andando nella tua vita, sei l'unica persona al mondo per poter cambiare quello che non va. Sei l'unica persona che può veramente prendere in mano la situazione e cambiare qualcosa. Sei tu che devi dire basta, mi sono stancato, basta, non permetterò a un altro giorno di andare avanti così, non mi permetterò di continuare a vivere in questo modo, non permetterò che questo accada ancora, non voglio più vivere in questo modo, sei tu che devi dirlo e sei tu l'unica persona che può fare qualcosa al riguardo, sei tu l'unica persona che può cambiare qualcosa, sei tu l'unica persona che può decidere di cambiare quello che sta facendo, perché nessun altro può farlo per te, nessun altro può dirti quello che devi fare, non posso spiegarti come devi andare avanti, non posso spiegarti come risolvere il problema, non posso spiegarti come affrontare il problema, posso dirti che devi farlo, posso dirti che hai tutte le risorse per farlo, che hai tutte le energie per iniziare oggi, posso dirti che sei in grado, posso dirti che sei capace perché lo so. Ma non posso dirti come farlo, non posso dirti come cambiare la tua vita, questo lo sei tu e sei l'unica persona che può farlo per questo motivo. Se vuoi cambiarlo, cambialo oggi. Non aspettare altri giorni, non aspettare nessuno, non aspettare niente, decidi che non andrai avanti un altro giorno in questo modo. Decidi che da oggi in poi sarai la persona che prende in mano la sua vita e farà quello che vuole fare, che da oggi in poi raggiungerai i tuoi obiettivi, inseguirai la tua felicità, inseguirai i tuoi sogni e farai quello che fa bene per te. Da oggi in poi sarai in grado di fare quello che vuoi fare e di cambiare quello che vuoi cambiare. È facile essere motivati quando tutto va bene, il difficile e l'impossibile, il motivo per cui molti mollano è che è difficile cercare la motivazione dentro di te, trovarla quando tutto va male. È difficile essere ottimisti quando tutto va male, ma se riusciamo ad avere fiducia, se riusciamo ad avere fiducia in noi stessi, se sentiamo di essere in grado, se sentiamo di avere le possibilità, le capacità per arrivare dove vogliamo arrivare, allora superiamo gli ostacoli, allora superiamo la parte più difficile. Tutti siamo in grado di essere ottimisti se tutto va bene, tutti siamo in grado di essere ottimisti quando iniziamo, tutti siamo in grado di vedere il meglio, il positivo, essere felici quando tutto va secondo i piani. Ma quando le cose non vanno secondo i piani, quando la vita ci colpisce, quando diventa più dura di quanto avevamo previsto, allora è lì che dobbiamo colpire indietro, allora è lì che dobbiamo combattere. Nessuno ti regala niente, non ci sarà nessuno che ti porta il successo su un piatto d'argento e te lo serve. Devi lottare, devi guadagnartelo, non c'è nulla di valore che si fa in poco tempo e viene regalato. Devi metterti in testa che c'è da combattere, cioè da rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro. E mettersi al lavoro vuol dire che quando sarai stanco, quando non ti andrà, quando non avrai più voglia di andare avanti, allora lì ricominciare a trovare la fiducia, perché nessuno può stopparti. Devi renderti conto che nessuno può stopparti. Se volevano stopparti, dovevano farlo tanto tempo fa. Se volevi arrenderti, non dovevi cominciare. Se volevi fermarti adesso, non avresti dovuto cominciare. Se ormai sei arrivato troppo avanti per arrenderti, sei arrivato troppo in là per fermarti ora, adesso devi tirare fuori il carattere, devi tirare fuori la grinta e devi arrivare dove vuoi arrivare perché sei portato per quello.